Thank you.
Buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera a questo concerto di liuto, un concerto come avete avuto occasione di leggere nella presentazione del programma abbastanza singolare e già dal titolo Alchimie, dialoghi e misteri nella musica nel periodo insomma del 600, la prima metà del 600 e dove ruota quasi tutto intorno all'Inghilterra dell'epoca, ma non solo, perché come avete potuto ascoltare adesso nella prima parte che ho suonato musica invece italiana, musica di Raimondi, di Pietro Paolo Raimondi. Non si conosce moltissimo della sua vita, era sicuramente di origine comasca, dove è stato ritrovato appunto questo manoscritto per liuto. E alcune fonti lo citano come il nipote del cardinale Ulpiano Volpi di Novara e probabilmente ha avuto un incarico come decurione nel 1608 a Como, perché il suo cognome rientrerebbe nelle famiglie e nobili del periodo, e pare che un Pietro Paolo Raimondi fosse stato nominato decurione proprio in quel periodo. E altro purtroppo non si sa. È un manoscritto che raggruppa moltissima musica per liuto solo, e quasi tutta anonima, e alcuni brani invece sono in tavolature di mottetti di Palestrina, e altri invece potrebbero essere musiche dello stesso Francesco da Milano, perché con un po' di analisi delle concordanze con altri brani sarebbero quelli. Probabilmente era comunque un manoscritto ad uso molto personale. Come vi dicevo, questo programma ruota intorno all'Inghilterra del 600, in particolare intorno alla figura di Lord Herbert of Cherbury. Una figura piuttosto singolare, era il fratello del noto filosofo e padre del deismo. Lord Herbert ebbe una formazione molto classica a Oxford, studiò praticamente le lingue classiche e europee, in pratica lo spagnolo, il francese, eccetera, e ben poco riusciva, ebbe in fondo una formazione di tipo in pratica aristotelico, e ben poco riusciva a trovare una quadra con la filosofia dell'epoca, quindi come filosofi come Cartesio o Bacon. Era un personaggio che voleva girare il mondo, si sentiva cittadino del mondo, e infatti poi tramite incarichi di tipo politico, di tipo diplomatico, riuscì a viaggiare spesso e venne anche in Italia, girò diverse città italiane, ma la sua attività fu tra l'Inghilterra e la Francia, prima di tutto da un punto di vista appunto politico. Era in possesso di un manoscritto, appunto il Lord Herbert of Cherbury Lit Book, e dove sono contenuti circa 242 brani per liuto solo, e in questo manoscritto gli autori sono svariati, ci sono autori francesi, ci sono autori inglesi, ci sono autori italiani, ci sono autori polacchi, non nomi del tutto sconosciuti, perché abbiamo appunto, come suonerò tra poco, una pavana di Anthony Holborn. Holborn è stato un compositore molto importante dell'Inghilterra elisabettiana, e come si può supporre fu a corte di Elisabetta I, perché nei suoi libri la dedica era appunto ad Elisabetta I. E fu principalmente un compositore di musica per consort, ma scrisse anche molta musica per liuto solo. Ed eseguirò quindi adesso questa pavana, la Crandall Pavan, e che è seguita poi da una corrente. Thank you.
come vi dicevo, il programma ruota intorno alla figura di Lord Herbert, del suo manoscritto, ma il programma non è tutto incentrato sulle musiche di questo manoscritto. Troviamo anche altra musica, come suonerò successivamente anche musiche di Jeronimo Kapsberger, altro autore italiano, anche se dal cognome sembrerebbe tutt'altro che italiano. In effetti era di origini tedesche, Kapsberger, era figlio di un generale tedesco, ma lo stesso Jeronimus Kapsberger non conosceva neanche una parola di tedesco. Visse principalmente a Venezia e poi pare si fosse trasferito a Roma, lo si vede vicino alla corte papale di Urbano VIII, ma questo lo suonerò successivamente, dopo questa parte dedicata invece a due autori sconosciuti, perché non si hanno altre musiche se non queste due fantasie di un certo Dugast, probabilmente di origine francese. Lo troviamo soltanto in questo manoscritto inglese e sono due fantasie molto interessanti, contrapuntistiche. Si vede che erano proprio dei compositori che conoscevano molto bene la musica. E troviamo anche una corrente di Gautier, uno dei tanti Gautier, Jacques Gautier, che era una famiglia praticamente di liutisti, e devo dire che poi furono i fautori del passaggio tra il liuto rinascimentale e il liuto barocco, passando appunto dall'accordatura rinascimentale in sol, quindi per quarte molto simile a quella chitarristica, a un'accordatura invece per terze in re minore. E in questo passaggio venne scritta da alcuni Gautier musica per questo strumento qua, un liuto rinascimentale a 10 cori. Poi fu scritta della musica cosiddetta degli accord nouveau, cioè accordature particolari a seconda degli esperimenti che stavano facendo nel 600, per arrivare poi all'accordatura definitiva, quella barocca in re minore. Thank you.
Adesso eseguirò una toccata e una corrente appunto di Hieronymus Capsberger, quindi come vi dicevo torniamo in Italia anche se dal nome non sembrerebbe. E Capsberger era soprannominato il tedesco della tiorba proprio perché era un virtuoso di questo strumento che proprio in questi anni qua incomincia a prendere piede. La tiorba è uno strumento molto più grande rispetto a un liuto, a una cassa più risonante, e un manico ovviamente molto più lungo, arriva anche a 2 metri di lunghezza e ha 14 corde anziché 10, al massimo 10 cori come questo liuto qui. Era uno strumento quindi con un registro basso e serviva soprattutto per accompagnare i cantanti nei teatri. Ricordiamoci che appunto nel 600 si aprivano i teatri, oggi siamo in un'epoca in cui i teatri invece vengono chiusi, però nel 600 i teatri venivano aperti questi strumenti qua venivano usati soprattutto appunto per accompagnare in orchestra i cantanti. Tanto per farvi degli esempi, Claudio Monteverdi, uno dei padri dell'opera e dell'opera italiana, ad esempio nel Ritorno di Ulisse in Patria richiede in orchestra addirittura 4 tiorbe o chitarroni, e aveva questi due nomi. E Hieronymus Capsberger era un compositore, era un virtuoso proprio di questo strumento, e la sua musica era molto molto particolare. Possiamo, quando l'ascoltiamo, pensiamo addirittura che sia quasi impossibile che sia stata scritta nel 600, perché sembra molto molto attuale, e le toccate sono un pochino più moderne, un pochettino più seicentesche, mentre le composizioni per tiorba invece sono veramente molto molto moderne. Non scrisse soltanto per liuto e tiorba, ma scrisse anche musica vocale, musica sacra e musica profana. Thank you.
Torniamo in Inghilterra, torniamo al manoscritto di Lord Herbert e, come vi dicevo, ci sono numerosi compositori noti nel panorama musicale dell'epoca e soprattutto per il liuto, e adesso troviamo infatti come compositore John Dowland. John Dowland è stato praticamente il principale compositore inglese dell'epoca elisabettiana, anche se non lavorò mai alla corte di Elisabetta I, e lui addirittura per protesta andò a Parigi e si convertì al cattolicesimo, per poi tornare in seguito a riconvertirsi invece al protestantesimo. Era un tipo dalle cronache molto particolare e molto irrequieto. Lo stesso musicologo Massimo Mila, nella sua breve storia della musica, lo definisce un personaggio dedito ai sozzi vizi. Ora ci è dato capire quali fossero questi sozzi vizi, però questo rende abbastanza bene l'idea di che personaggio fosse. Era un personaggio comunque amico dei peggiori pirati dei mari del nord, tant'è vero che scrive alcuni brani dedicati a questi, il Piper Pavan, il Captain Diggory, che era un capitano dei pirati dei mari del nord. Lavorò diversi anni alla corte di Cristiano IV di Danimarca, poi rientrò a Londra e scrisse anche un pezzo dedicato alla regina Elisabetta, la Queen Elizabeth Gaillard, ma non fu mai assunto a corte, se non poi successivamente alla corte di James I. Scrisse veramente tantissima musica per liuto solo, ma non solo per liuto, ma per consort di viole, per liuto e voce. Insomma, è stato veramente un compositore molto molto prolifico, e probabilmente, questo lo dico io, probabilmente senza una figura come John Dowland in Inghilterra non ci sarebbero stati poi successivamente, nei secoli successivi, personaggi come Britten oppure, perché no, gli stessi Beatles. Quindi è stato veramente molto importante. Il suo capolavoro e sono le lacrime. Lui scrive 7 lacrime, sono delle pavane, che è una danza lenta da cerimonia, molto molto elegante. La pavana non si sa bene di che origine sia, probabilmente è una danza italiana, pavana, Padova e così, ma potrebbe anche derivare dal latino pavo pavonis, visto che era comunque molto molto cerimoniale, potrebbe ricordare anche la ruota del pavone, ma con certezza non si hanno notizie in merito. E che, come vi dicevo, questa pavana è stata scritta in tutte le salse, nel senso, è stata scritta per liuto solo, quella che ascolterete tra poco, è stata scritta per consort di viole da gamba ed è stata scritta per canto e liuto. I brani che eseguirò sono un preludio di Dowland, e nel manoscritto di Lord Herbert è contenuta soltanto la pavana, soltanto le lacrime. Io ho aggiunto poi altri 2 brani di John Dowland, un preludio e poi il Tarleton's Resurrection, che era un brano dedicato a un suo carissimo amico che faceva l'attore comico e che morì molto precocemente, e lui gli dedicò questo brano molto molto malinconico. Innanzitutto, la musica inglese, come avete già avuto occasione di sentire, è una musica malinconica, questa era la caratteristica proprio principale di questa musica, tant'è vero che John Dowland scrive un brano Semper Dowland, Semper Dolens, e l'assonanza latina di questo titolo fa capire bene qual era veramente il clima in cui si scriveva la musica in quel periodo. Thank you.
Un altro trittico, adesso sempre tratto dal manoscritto di Lord Herbert, e qua passiamo alla musica di Jacob Polonese, un autore polacco che troviamo anche in altri manoscritti, anche se non c'è moltissima musica, almeno che è giunta a noi, e è una corrente di Belleville, un certo Belleville che troviamo soltanto in questo manoscritto, come appunto le fantasie di questo Dugast che ho suonato prima. Una particolarità molto interessante di questo manoscritto è che è intanto scritto per un liuto proprio come questo, 10 cori, 10 coppie di corde, tranne il cantino che era sempre singolo. E la musica per questo tipo di strumento è abbastanza rara, sono stati pochissimi gli autori che hanno composto per questo tipo di strumento, quindi nella storia della musica e nella letteratura liutistica il manoscritto di Lord Herbert è veramente molto importante. Un'altra particolarità di questo manoscritto è, come vi ho detto, ci sono 242 brani dentro e 10 di essi sono brani scritti proprio dallo stesso Lord Herbert, perché lui nella sua formazione a Oxford, oltre a studiare le materie classiche, studiò anche il liuto e si dilettò anche in alcune composizioni per liuto solo, e sono contenute appunto in questo manoscritto. Il manoscritto possiamo dire che è una sorta, se mi consentite, di playlist moderna,
perché se lo analizziamo troviamo tante tipi di grafie. Quindi può anche essere che lui, girando in tutti questi paesi, quando si recava per ragioni diplomatiche o politiche, incontrava magari gli autisti professionisti dell'epoca e si faceva scrivere della musica e lui la raccoglieva, proprio come forse oggi noi facciamo con le playlist, no? Con gli iPhone, gli iPad, eccetera, no? Raccogliamo la musica che ci piace. Prima di concludere il programma, vorrei ringraziare innanzitutto Giuliana per l'invito e tutta l'organizzazione di questo festival che è sempre perfetta proprio. È una rarità trovare queste organizzazioni veramente puntuali e precise in ogni particolare. E poi perché Giuliana è una carissima persona e ogni volta che si viene qui a Cagliari a suonare, passare delle ore con lei è sempre molto molto piacevole. E nello stesso tempo, con questa conclusione del concerto, vorrei anche dedicare questi pezzi al compianto Ferruccio Garau, che è stato l'ideatore di questo festival Echi Lontani, e che davvero manca come figura, manca veramente a tutti quanti. Però so che lui in qualche modo, da qualche parte, in questo momento ci sta ascoltando. Thank you.
di nuovo di Pietro Paolo Raimondi, La Cassandra. Thank you.